Si chiama Around Christmas ed è il nuovo progetto ideato, prodotto e interpretato da Rossana Casale. Un lavoro concept di ricerca ed emozioni alternate, dedicato alle storie vissute attorno al Natale e raccontate dai grandi autori della musica mondiale del Novecento. Sul palcoscenico dell'Auditorium Flaiano sabato sera saranno proposti brani di Tom Waits, di Georges Brassens, di Gilberto Gil, di Edith Piaf e tanti altri. Rossana Casale sarà accompagnata da Emiliano Begni al pianoforte, Gino Cardamome alla chitarra e al banjo, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Francesco Consaga al sax, soprano e flauto. Il concerto è prodotto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dall'Accademia Teatrale Arotron di Pianella. Round Christmas è il nuovo progetto ideato, prodotto e interpretato da Rossana Casale. È un progetto diverso dai soliti sound natalizi che siamo abituati a sentire nel periodo di Natale. È un concerto dedicato alle storie vissute attorno al Natale, ecco perché il progetto si chiama Round Christmas, cioè attorno al Natale. E sono storie raccontate, poesie raccontate dai grandi autori della musica mondiale del Novecento. Sono musiche e canzoni di culture distinte, passando dalla Francia al Portogallo, ma che sono unite sotto una stessa anima del blues e del jazz che contraddistinguono Rossana Casale. Parliamo di un concerto molto particolare, di respiro internazionale. Gli autori scelti da Rossana Casale, che è una grandissima artista, amica di Arotron, mia illustre collega, il repertorio è molto particolare e si discosta, diciamo, dal repertorio delle classiche sonorità natalizie. Rossana ha al suo fianco illustri e bravissimi musicisti, quindi ci sono tutti gli ingredienti perché questo concerto sia bello, interessante, colto e anche divertente. Con l'Accademia diretta da Franco Mannella abbiamo organizzato per questo sabato uno spettacolo concerto molto interessante della Casale sul tema del Natale, visto attraverso diversi tipi di immaginari con grandi interpreti musicali. E questo è il primo di tanti appuntamenti che faremo quest'anno dedicati al teatro contemporaneo e alla musica contemporanea con l'Accademia Arotron, perché credo che Pescara debba aprirsi sempre più alle grandi contaminazioni culturali di cui ha tanto interesse, ha dimostrato di avere tanto interesse in questi anni.